Ciao e benvenuto in questo nuovo video. In questo video andiamo a vedere come si configura il multicasting. Allora, l'obiettivo di questo video, questo piccolo lab, è trasmettere un video da questo Windows Server, che sarà appunto il sender, quindi il video streaming, passerà dal router R3, poi dal router R5, dal router R6 e infine raggiungerà il computer di Windows. Il lab comprende la configurazione di RGRP, stato configurato questo router con la ridistribuzione della rotta statica e il NAT su questa interfaccia per poter andare su internet e siamo tutti felici e contenti, funziona tutto. Bene, ora la configurazione del multicasting è sostanzialmente semplice, ora ti faccio vedere. E io l'ho già fatta e per non perdere troppo tempo io ti faccio vedere la configurazione già fatta. Allora, prima cosa, tutte le interfacce, primissima cosa, devi attivare IP Multicasting Routing. Secondo, tutte le interfacce devono avere questo comando IP pip spare mode. Tutte. In questo caso, vedi, siamo su R3, cioè tre interfacce e 0 e 00 e 01 e 02. Tutte le interfacce sono queste. Poi devi mettere questo comando qui, ppimp rp address 22222. Questo è l'IP che io ho scelto, chiaramente poi tu puoi fare quello che preferisci. E RP sta per rendezvous, credo che sia l'unico termine nel networking romantico. Poi R5. Oh, R5 lo troviamo qui. R5 anche qui c'è la loopback che è 22222, che è quell'indirizzo che hai visto anche qui su R3, che è l'indirizzo, ripeto, del rendezvous. Anche qui tutte le interfacce IP pimp spare mode. Anche il router stesso del rendezvous deve avere il comando IP pip rendezvous RP address 22222. Stessa cosa per R6. Guardiamo un attimo. Allora, R6 ho tre interfacce. Anche qui IP pimp spare mode, IP pimp spare mode e poi l'indirizzo IP pimp RP address 22222. Allora, l'obiettivo, come ho detto, è trasmettere un video da qui in multicasting che vada dentro Windows. Quindi io ho questa macchina, Windows Server, che la vado a prendere. Ora, questo è un passaggio che devi stare attentissimo, perché se non fai caso a questo piccolissimo dettaglio, non ti funziona, cioè se controlli tutto e fai tutto il troubleshooting vedrai che tutto è perfetto, però di fatto il video streaming da quest'altra parte non lo vedi. Allora, per far sì che VLC ti faccia lo streaming in multicasting, si va su Media o Media Stream, selezioni un video che io chiaramente ho già selezionato, selezioni un video che di tuo interesse e PG Stream, premi Stream, poi Next. A questo punto selezioni RTP MPEG Transport e fai Add. Qui metti l'indirizzo del, in questo caso, del multicasting, in questo caso io ho scelto 224.3.0.10, la porta, io lascio quella di default, però si può cambiare come ben vedi. E vai avanti. Poi dopo qui togli questa spunta Active Transcoding, lo togli. Qui invece selezioni Streaming All Elementary Streams. Poi qui devi fare caso a questa cosa. Qui accanto a TS devi scrivere virgola TTL, per esempio uguale 12, il time to live, perché VLC non ce lo mette. E poi fai stream. A questo punto, quando hai fatto stream, un attimo che lo fermo e lo faccio ripartire,
Aspetta che lo faccio ripartire anche di qua, così tu puoi vederlo dall'inizio. Eccolo qui. Vedi, dice RTP e ricevo lo streaming del video. Quindi può fare lo streaming attraverso, per esempio, anche volendo attraverso internet, se hai abbastanza banda per poter fare una cosa del genere. Comunque è questo, vedi. Ora, in teoria lo dovrei vedere qui il video e poi anche di qua sulla destinazione, però per qualche motivo non me lo fa vedere e sinceramente non sono andato a cercare le ragioni perché non era tanto quello l'obiettivo mio in questo caso dell'app, ma era l'obiettivo, era ed è quello di poter ricevere lo stream qui in multicasting. Poi proverò anche a farlo in unicast e se chiaramente ti interessa puoi lasciarmi un messaggio e cercherò di farlo il prima possibile. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale. Se vuoi invece la configurazione dei router oppure tutto questo piccolo lab, chiaramente per Pinet, lasciami un commento sotto il video e poi io lo caricherò così da darti la possibilità di poterlo scaricare. Grazie.